comincia il mio secondo giorno di osservazione. La giornata inizia con il pianto di Salvatore. No, no, io oggi non me la rendo. Sì, no, ci devo andare. Hai mal di pancia o mal da sì? Stai, non piangere, zitto. Cos'è che ti fa male? Mi fa male qua. Il ginocchio? Sì. Come mai? Quando cammino mi fa male. Sei bugiardo, sì. Non è vero. Hai battuto? Non lo so, non mi ricordo. Mi ricordo. Barbara. No. Diciamo, non cominciamo. Ieri non è andato, oggi non è andato. No, Francesco non deve screditare Barbara e quello che vuol fare Barbara davanti al bambino. Guardami. No, no, no. Franco, dai, fa il bravo. No. Dai, è qua la situazione, siamo arrivati. Dai, no, 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 no. Dai, dai. No, no, no. Ma tu fai il bravo a casa? Sì. Fai arrabbiare la mamma? No. Sei sicuro? Come ieri che l'hai fatta arrabbiare? No. Sicuro? Dimmi la verità. Un po'. Alla fine Francesco si fa convincere e porta a casa Salvatore. Francesco si è comportato male, tornando indietro, cedendo al pianto di Salvatore, non dimostra di aver fiducia in lui, e se non ha fiducia il papà, come fa il bambino a aver fiducia in se stesso? No, non c'è niente da ridere, ieri non ci sei andato, venerdì non ci sei andato, è dall'inizio dell'anno che non vai tutti i giorni di fila, non ci vai. Hai male al ginocchio. Hai male al ginocchio, allora stai tutto il giorno sul divano. Guai a te, se giochi, se accendi la televisione, se vai sull'altalena, niente non fai. Barbara. A pianto tutto il tempo. A pianto a me non mi interessa. Io non ce la faccio, la prossima volta la porti tu. Domani ti ci porto io, hai voglia tuo papà. E oggi papà niente, non mangia niente per castigo. E neanche a salvo. 100 e passa chili di papà, ma morbido, morbido, morbido. Scommetto che è più bravo il papà della mamma, né? La mamma è più cattiva, né? Come tutte le mattine, Barbara dovrà badare a Salvatore e a Riccardo, mentre Francesco è al lavoro. Anche questa mattina Salvatore non vuole andare all'asilo, ma oggi ci sono io e Francesco non può cedere. Sta. Mettiti il dito, dai. Francesco, a volte ci vuole un oggetto anche di transizione, non so se ha un orsetto, un peluche preferito. Ha tutto lì? Tutto lì? Sì, sì, tutto. Ma magari qualcosa che si può portare da casa? Chiedo. Se lui ha un giochino già lì, non funge da oggetto da transizione. Cosa vuol dire? Che è come portarsi un pezzetto da casa. Questo serve per fare il ponte tra casa e asilo. Forza. Sì. Barbara. Perché? Salvo! Qua. Con calma, li tiri su la zip, ma con tranquillità tu, se no li trasmetti l'ansia. Basta, no. Salvo, non piangere per strada. Ti sentono piangere, ti prendono in giro tutti quelli. No, 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 Francesco, no. Non ti prendono in giro. Questo va oltre, questo non è il classico capriccio. Qui stiamo andando incontro un passo nuovo che lui non ha mai fatto, che deve fare, e ha paura, e quella paura va rispettata. Ma continua a rassicurarlo che ci sarai dopo la scuola, sì, che farete delle belle cose, e lo so che gliel'hai detto, okay. Però più lo sente, più si rassicura lui. Sereno. Basta, può piangere adesso, guarda. No, no, no. Basta. È stato utile averla data accanto perché mi riprendeva, mi diceva no, non devi rispondere in questa maniera, rassicuralo e vedrai che ti troverai bene, così è stato. Sono molto orgogliosa di te. Grazie. Oggi, adesso, questo momento per te è straziante, difficilissimo. Se noi molliamo adesso, se tu lo porti a casa domani, è perso. Quindi è meglio, piuttosto, con le maestre, pianificare una specie di inserimento, magari il primo giorno un'ora, il secondo giorno 2 ore, 1 ora e mezza, o aumentare anche solo di un quarto piano, d'ora. Sì. Se tu lo porti e dici, stai qua, io torno a prenderti, innanzitutto non puoi mancare
da un minuto, cioè sì, tu devi essere lì sul... Ma più importante, tu a lui dai fiducia, tu ce la puoi fare. Questo è un messaggio importantissimo per Salvo. Beh, adesso andiamo, però fai un respirone. Sì, sì. Durante la passeggiata per andare all'asilo Francesco si è comportato molto bene, l'ha rassicurato, le ha detto che lo veniva a prendere, è stato positivo. Prima di pranzo Francesco va a prendere Salvatore all'asilo. Che il genitore che porta il bambino all'asilo lo vada anche a prendere, perché altrimenti un genitore è quello cattivo e l'altro è quello buono. Ma comunque ti sei divertito? Un po'. Hai visto che ce l'hai fatta? Ce l'hai fatta tu, ce l'ha fatta il papà? E com'è andata? Cosa hai fatto? Io ho fatto il cerchio magico. Ho avuto nostalgia. Hai avuto? Nostalgia. Nostalgia? Oh. Papà. Di chi è? Per papà. Di tutti. Oh. Però è andata bene, sei stato un campione. E domani? Guardami e dimmelo, dai. Domani ci vado. Bravo, battici. Come facciamo noi?